Allora, parliamo ancora di libri, seduti vicino a noi intanto. Sergio Bevilacqua, Sergio, benvenuto, buongiorno. Ciao Nunes, grazie. Scusate, io corro, ma si è tutto concentrato. Corriamo attorno tutti. All'ora di pranzo, perché una nuova casa editrice, la Ibo, chiediamo a te. Allora, perché Sergio. Una nuova casa editrice, 2500 case editrici attive in Italia, un terzo del totale, 57.000 titoli quest'anno, meno 20% rispetto all'altro, ma un fenomeno molto preoccupante secondo me. E la crescita del self-published, cioè dei libri pubblicati autonomamente dagli scrittori. Che cosa manca al self-published? Manca l'occhio critico, manca la sensibilità del mercato, manca una sensibilità di un esperto di lettura. Questo è l'editore che deve spingere sul mercato i titoli, e oggi siamo a circa 200 milioni di copie vendute, ma di queste soltanto 65.000 riguardano il nostro tema della letteratura, cui si aggiungono 15 altri milioni di copie che sono di saggistica. Questi sono i titoli importanti che noi viviamo ogni anno, e questo è in realtà un tema che deve essere sviluppato attraverso come ci arrivano in mano questi 80 milioni di titoli ogni anno. E va detto una cosa molto importante: il mercato è in mano di quattro nomi a cui ebook si commisura, sono Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli e il gruppo Mauri Spagnol. Questi quattro nomi importanti, Mondadori però raccoglie anche Einaudi, PM, Sperling Kupfer, Rizzoli raccoglie Bompiani, Adelphi, Marsiglio, Sonzogno. Il gruppo Mauri Spagnol, meno conosciuto, raccoglie Garzanti, Longanesi, Vallardi, Fazzi, Salani, Norbo, Ringhieri, Bollati, Guanda, Corbaccio e altre. Abbiamo quindi di fronte un cartello che occupa circa il 90% del mercato, e lo occupa con una proposta di titoli definita prima, e quindi non soltanto occupa la parte commerciale ma occupa la distribuzione. Tre dei quattro distributori nazionali fanno riferimento a questi grandi editori nazionali, quindi limitano l'accesso degli altri, e udite addirittura il gruppo Mauri Spagnol, che come ripeto raccoglie Garzanti, Longanesi, Vallardi, Fazzi, Salani, Boringhieri eccetera, ha anche una presenza nel ciclo istituzionale della presentazione dei libri, controllando con una sua azienda il catalogo generale dei libri in commercio, che gli garantisce un vantaggio competitivo e un controllo anche. Del mercato. E vi ricordo una cosa che è veramente sconvolgente: nella lettura, chi conosce la lingua inglese, del Codice da Vinci di Dan Brown, che è stato forse il caso editoriale più importante degli ultimi anni, che anche in italiano ha pubblicato circa 1 milione di copie, io da esperto di lingua inglese, diciamo così, ma anche voi se la conoscete, potete riscontrare degli errori di traduzione su un'opera che è stata venduta in milioni di copie. Figuratevi che cosa vi succede con le altre traduzioni che occupano, ripeto, il 90% del mercato, in quanto i grandi editori ottengono la saturazione dei cataloghi, la saturazione del mercato unicamente attraverso la cura delle aste, dei diritti dei libri pubblicati all'estero, che hanno già conclamato nei mercati di riferimento, che sono molto più grandi di quello italiano. Per esempio, se il mercato italiano è fatto da 60 milioni di copie, il mercato in lingua inglese è fatto da 1 miliardo e 300 milioni di copie, quindi più oltre 20 volte il mercato italiano, che cosa succede agli altri libri che non hanno avuto una tiratura come quella di Dan Brown? Chi pubblicheresti volentieri tu, allora, visto il lungo elenco? Dunque, guarda, ti posso dire chi non pubblicherei, ecco, perché purtroppo dai. Il fenomeno che... Abbiamo 2 minuti, eh? Sì, il fenomeno... Tempi stretti oggi. Sì, il fenomeno che fa pandan con quello che ha detto prima è che i pochi scrittori italiani che hanno sforato, consentitemi il termine un po' brutto ma abbastanza chiaro, questo monopolio del titolo straniero sul mercato della lingua italiana, purtroppo trattata in modo così grossolano come è stato fatto negli ultimi anni, per cui chi legge libri tradotti è come se mangiasse minestre riscaldate o piatti surgelati, non è il chilometro zero della scrittura, non è la freschezza della lingua italiana. Purtroppo anche gli scrittori in lingua italiana soffrono di questo, per cui anche ottimi scrittori di opere passate che ricordiamo veramente di grande qualità, per esempio Baricco, non pubblicherei, cara Nives, l'ultimo Baricco. Basta aprire i suoi libri per vedere che fa troppe ripetizioni di parole, quindi non cura abbastanza la lingua. Non pubblicherei l'ultimo Lucarelli, non sa fare i dialoghi, vuol dire che se fosse un pittore userebbe troppo pochi colori della sua tavolozza. Disse.
Non pubblicherei Camilleri, anche se Camilleri io l'adoro, mi piace molto, ma non è la lingua italiana che noi di ebook sosteniamo, la lingua italiana pura, la lingua del chilometro zero, la lingua certificata da Accademia della Crusca, certificata dall'Associazione Dante Alighieri, certificata dal grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, che è anche un po' salvatore della lingua. Forse, però dico, forse pubblicherei Federico Moccia. Perché? Perché di Federico mi piace la umiltà. E adesso questo passaggio che lui sta tentando di fare verso una letteratura per un pubblico più maturo, ovvero diciamo così pure il suo pubblico di una volta, che intanto è cresciuto, perché sono passati oltre 10 anni, diciamo così, dal suo successo letterario, questo pubblico che è cresciuto, lui sta cercando di seguirlo con una nuova letteratura. E Federico, devo dire Federico Moccia, mi piace la sua umiltà, mi piace questo tentativo che sta facendo con una nuova letteratura. Chi invece pubblicherei e pubblicherò con molto piacere? Pubblicherò con molto piacere i Serravalli, i Ferraresi, i Bellentani e gli altri scrittori che sono sconosciuti, che sono sacrificati dalla editoria e che sono, rappresentano veramente, con un po' di ricerca e di fatica da parte dell'editore, che mi onoro di essere, la lingua italiana, la lingua di chi pensa a chi la legge, la lingua che vuole rappresentare una risorsa e una vera opportunità per tutti i parlanti d'italiano, che sono, come sapete, tanti milioni, 60 milioni di italiani, e qui anche quella po' di milioni che sono all'estero. Grazie a Sergio Bevilacqua, grazie tantissimo. Io passo immediatamente il microfono a Fra Leone, perché è arrivato il suo momento.